Gianluca Di Marzio torna a parlare della Juventus e torna a parlare di Arthur. Ci sono delle novità importanti in merito al futuro di Arthur? Scopriamole insieme perché sono parecchio interessanti e perché si avvicina sempre di più l'addio di un giocatore che è attualmente un vero e proprio esubero in casa Juve. Quindi scopriamo tutto. Io prima vi ricordo, prima di tutto, di sopportarci, mi raccomando, arriviamo a quota 45.000, sarebbe un grande obiettivo, quindi mi raccomando, prima cosa lasciate like, seconda cosa iscrivetevi al canale. Altra cosa importante, tante novità di mercato le trovate su OneFootball, scaricate l'app, qui sotto c'è il link in descrizione, è gratuita, è personalizzabile, ci sono tante novità, trovate anche gli highlights della Serie A. Tutto questo gratuitamente, senza nessun tipo di abbonamento. C'è il link qui sotto, vi consiglio di scaricarlo. E allora, Di Marzio è da un po' di giorni che ci racconta la trattativa tra Arthur e il Valencia. Arthur, che è un giocatore che chiaramente è un esubero e che con Allegri non va d'accordo. Nei mesi scorsi c'era stato un interessamento molto forte, molto deciso dell'Arsenal, società che tramite il suo allenatore Arteta spingeva molto per l'acquisto del centrocampista brasiliano. Perché? Perché è perfetto per il suo tipo di gioco, perché Arthur è uno di quei registi che piace ad Arteta e che potrebbe essere messo davvero al centro del progetto dell'Arsenal. Peccato però che l'Arsenal negli ultimi giorni non ha fondato il colpo, forse un po' intimorita dal forte ingaggio di Arthur, appunto, che ha 5 milioni di euro di ingaggio, ed è per questo quindi che si è fatto avanti l'Arsenal. Dopo l'interessamento infatti di ieri, ecco che l'Arsenal torna a fare sul serio per Arthur e chiaramente sappiamo che lui addirittura non è neanche in tournée americana con la Juventus in America, quindi ancora più facile per lui trattare. E proprio Rino Gattuso che ha fatto il nome di Arthur alla società del Valencia. Ricordiamo che Rino Gattuso è il nuovo allenatore del Valencia, quindi Rino Gattuso gradirebbe non poco la presenza appunto di Arthur nel suo centrocampo. Quindi un reparto di centrocampo che può vedere Arthur proprio al centro del progetto, e Arthur potrebbe dire sì al Valencia anche per un motivo importante, perché al Valencia sarebbe sicuramente titolare e lui ha bisogno di minutaggio intanto per riprendersi a prescindere da tutto, ma seconda cosa ancora più importante in ottica mondiale. Perché ricordiamoci che Arthur vuole essere convocato alla nazionale e se non gioca difficilmente ciò potrà avvenire. La prima offerta ufficiale presentata proprio dal Valencia alla Juventus è prestito con parte dell'ingaggio pagato dai bianconeri. Di fatto ricordiamoci che il giocatore ha un ingaggio importante di 5 milioni e attualmente non approfondisce l'argomento ingaggio Di Marzio, però da quello che ci risulta sembra l'Arsenal, pardon, il Valencia voler pagare 2 dei 5 milioni di ingaggio. Quindi la Juventus dovrebbe dare in prestito al Valencia Arthur pagando ancora però 3 milioni di ingaggio. Ed è per questo quindi che a primo acchito la Juventus potrebbe dire no, o comunque potrebbe continuare a trattare proprio col Valencia. Perché questo? Perché semplicemente la Juventus, ok, può cedere il giocatore, ma non a cifre troppo sconvenienti. Cioè la Juventus lo presta, quindi non incassa niente per il cartellino e addirittura deve pagare 3 milioni di ingaggio. Posta così, davvero sembra una condizione particolare. L'unica condizione che secondo me può, come dire, sbloccare la trattativa è ok, te lo do in prestito, ok, pago l'ingaggio, ma ci deve essere l'obbligo. L'obbligo di riscatto. A quel punto la soluzione può essere interessante, perché io momentaneamente lo parcheggio al Valencia, ma poi so che l'anno prossimo, a prescindere, o obbligo o diritto con condizioni molto favorevoli per la Juventus, con obiettivi molto facili. Ad esempio il Valencia, non so, lo deve riscattare se fa 15 partite, oppure se non scende in Serie B. Esempi. Questo per farvi capire che la Juventus ha tutta la necessità di venderlo, chiaramente. Perché? Perché la Juventus è liberata di Ramsey, la Juventus è liberata di altri giocatori che erano esuberi, ma soprattutto ha bisogno di liberarsi anche di Rabiot. Arthur e Ramsey insieme potrebbero liberare tanto. C'è anche il nome di Rabiot, che però in questo momento credo, secondo il Tuttosport, ad esempio, Allegri avrebbe bloccato la cessione di Rabiot proprio in virtù dell'infortunio di Paul Pogba, che rischia di saltare un bel po' di partite, che rischia quindi clamorosamente di rivedere i piani della Juventus, perché Rabiot è uno di quelli che non aveva in questo momento trattative avanzate con qualche squadra, però comunque era uno di quelli che in virtù della situazione, quindi
Locatelli, Pogba super titolari, a giro poi ci sarebbero stati i vari Fagioli, McKennie, Zaccaria e compagnia. Ecco che Rabiot alla prima offerta poteva anche partire, la prima offerta importante poteva anche partire. Così potrebbe essere totalmente diversa la questione, ma mentre su Rabiot ci sono delle possibilità di permanenza e quindi a questo punto che si alzano drasticamente, ad Arthur non basterebbe neanche l'infortunio di Locatelli per restare, perché comunque ormai in rotta con la società, in rotta con la squadra, e lui non si è mai integrato bene. Fondamentalmente, nonostante ora i brasiliani sono tanti, perché lì dietro tra Danilo, Alexandro e Bremer sono tanti i brasiliani, però lui non si è mai adattato a questa squadra, non si è mai integrato bene. Non so se avete visto ad esempio il documentario su Amazon dell'anno scorso della Juventus, dove è stata raccontata per filo e per segno quella che era la stagione della Juventus di Pirlo. Ecco, lui era inesistente a livello di spogliatoio, non interveniva mai, non prendeva mai la parola. Ogni volta che c'era un discorso motivazionale o di Pirlo in qualità di allenatore o di altri, come per esempio Ronaldo, le volte ha parlato, o ha parlato Bonucci, ha parlato Chiellini, ecco, lui era sempre con la testa bassa a guardare a terra. Questo è sintomo di poca personalità e forse è quello che non ha mai fatto fare il salto di qualità al giocatore brasiliano, perché comunque le caratteristiche per essere un buon centrocampista le ha, le caratteristiche per essere quel giocatore che ti fa il salto di qualità secondo me le ha, però gli manca la personalità. E probabilmente un ambiente come il Valencia, che è senza pressioni, o meglio, senza le pressioni che ha una Juventus, ma con un allenatore che ti sprona tanto come Ringo Gattuso, ecco, secondo me quello può essere l'ambiente perfetto per lui, può essere davvero perfetto. Il problema però rimane quello: la Juventus può pagare l'ingaggio di Arthur? Sì, ma solo a condizioni determinate condizioni. Ossia, il Valencia si deve in qualche modo impegnare a prendere poi l'anno prossimo Arthur, perché la Juventus non ha nessuna intenzione di darlo in prestito, pagare gli 3 milioni di ingaggio e poi l'anno prossimo siamo punti a capo, cioè di nuovo torna a casa Arthur e di nuovo c'è il problema con locazione. Per cui io credo che la Juventus, se lo dà al Valencia, è soltanto perché c'è o un diritto di riscatto a condizioni molto, con obiettivi molto facili da raggiungere, oppure con un obbligo di riscatto. A quel punto la Juventus potrebbe in qualche modo agevolare la trattativa dando parte dell'ingaggio proprio ad Arthur, anche se, ripeto, su 5 pagarne 3 e la squadra che se lo prende ne paga soltanto 2 sarebbe un po' troppo sfavorevole, secondo me. Questo però aprirebbe a vari scenari. Abbiamo detto molto spesso che l'arrivo di Paredes, che è un giocatore che ha praticamente ormai detto sì, e anche il PSG è favorevole al trasferimento, ha detto ok anche lei al trasferimento, ecco, anche quello è in qualche modo vincolato ad Arthur. Quindi finché, oltre a Ramsey, non esce anche Arthur, la trattativa per Paredes non si può sbloccare. E di conseguenza questo crea una serie di meccanismi, perché se arriva Paredes, avanza Locatelli. Se avanza Locatelli, a quel punto sulla mediana ci sono Locatelli, McKennie, Zaccaria, Rabiot, sono tanti. Ci potrebbe anche essere spazio per Fagioli. C'è anche Miretti, insomma, ci sarebbe un po' di abbondanza lì in quella zona di campo lì. Quindi la Juventus dovrebbe scegliere o cedere uno dei giovani, quindi mandare in prestito uno dei giovani, a quel punto Miretti secondo me rischierebbe anche di partire, oltre che Rovella, oppure una scelta a sorpresa, vendere comunque Rabiot o il sacrificio clamoroso di McKennie, che io francamente eviterei, perché è uno di quelli che a me piace di più di questo centrocampo. Cosa ne pensate? Arthur, a queste condizioni è giusto venderlo oppure bisogna aspettare un'offerta più importante, magari dell'Arsenal? Ditemi la vostra qui sotto.